sono qua, dimmi. Ma secondo te è normale il messaggio che fate passare tu e quell'altro Gladusceme Roma là? Allora, aspetta, fermati. Il messaggio mio è un messaggio positivo. Lascia perdere quello che c'è stato tra me e lui, quel coglione, nelle dirette, ok? Quella comunque sia è una cosa per me. Allora, io guardo avanti, non guardo indietro, ok? Io do soltanto messaggi positivi. Io non so se mi segue, penso che mi segui, no? Mi hai visto dare un messaggio negativo? No, ma non è questo il fatto, ma anche il fatto di pagare per fare le dirette, ma calma. Allora, ti spiego, voglio chiarire una cosa. Io mi sembra che non è che ho pagato per fare le dirette, perché io non è in tutte le dirette che ho fatto io l'ho pagata 17:27, che sia chiara sta cosa, ok? Noi abbiamo fatto un dissing, abbiamo fatto, ok? Mi sembra che io nelle storie sono stato abbastanza chiaro, ok? Io comunque sia, con lui avevo stretto un accordo, ok? Poi quando sono entrato nelle dirette, ma le dirette erano vere dopo, perché lui cosa faceva? Offendeva la famiglia mia, mia madre, mia sorella, mio fratello, cioè, capisci? Quindi dopo partiva Ho tutto veramente. capito, e secondo te è normale che tu ti fai offendere per essere in diretta di quello? Ma ho capito, ma io cosa ne sapevo che poi lui in diretta comunque se mi diceva tutte quelle cose. Dopo io comunque se l'ho capito, ma che dovevo fare? Ma Però come questa, offendere? scusa una cosa, è una cosa che mi vedrò io. La famiglia mia non tocca a nessuno. Sì, Ok? ma Io infatti. comunque se rispondo a, io rispondo a tutte le domande che volete, ragazzi, vi ci metto la faccia. Però giustamente io so quello che devo fare. Ok? Cammino, la famiglia mia non tocca a nessuno, perché noi in Sicilia, come voi napoletani, abbiamo comunque sia abbiamo come si dice, una cultura un po' più della famiglia ci teniamo tanto, no? Appunto, è Ok? quello che Siccome quella è volevo una persona parlare. di merda che non vale un cazzo proprio come persona, proprio zero di zero. Io però ci ho messo la faccia, ho detto tutta la verità e la gente l'ha Comunque, apprezzato. ti posso dire una cosa. Perché aspetta, visto che siamo tanti, allora ti dico una cosa, c'è chi li compra i follower, ok? Quando tu stringi un accordo con una persona, ti sto parlando di 3 mesi fa comunque sia, perché a 17:27, ma neanche ha preso neanche 400 euro, ha preso da me, parliamoci chiaro. Hai capito? Neanche ci arriva a 400 euro averli presi, hai capito? Perché a lui gli faceva comodo la diretta mia, perché la gente voleva il dissing, ok? Quindi io ti dico una cosa, io adesso so quello che devo fare, però non ci voglio mettere più bocca a sta cosa qua, perché adesso io ho il mio personaggio, la mia persona sono io, ok? So io il messaggio positivo che devo dare, ok? Perché io nella mia vita ne ho viste veramente tante. Tu sei di Napoli, tu di che zona sei di Napoli? La sanità. La sanità. In carcere, quando io sto in carcere solo con i napoletani, stavo in una cella. Sì, Sai, no, magnate ti che ci faccio siamo fatti, perché i capire. napoletani siete brava gente, ci avete il cuore grande. Lo Però so, lo so. ricordati una cosa, io ci ho messo la faccia, ci ho messo. Perché ho detto tutta la verità come stanno le cose, perché quello è un pezzo di merda. Io non sono un pezzo di merda, perché io le famiglie non le ho mai toccate. A sua Appunto, moglie non l'ho mai questo ti sto insultata. Io dicendo, ma pure ti posso dire una cosa, no, tu ma quanti anni hai? 35 anni, hai detto. ho 35 anni, sì. Ok, ma pure a farti insultare a questi quattro scemi che stanno sotto a sta diretta. Ma allora, questo fa parte del gioco, ok? Allora, tu devi capire una cosa, nella vita non si può piacere a tutti. Nella vita non si può piacere a tutti. C'è chi ti insulta e c'è chi ti vuole bene, ma la vita sarà sempre così, ragazzi, ok? Perché se noi stiamo a pensare, oh, quello mi guarda male, che fai? Gli dai due schiaffi? No. Oh, quello mi ha insultato, oh, quello mi parla male dietro. Ragazzi, sempre a testa alta. Devi essere Sì, superiore. Se la ma gente parla di infatti te, io. anche se ti insultano, ben venga, vuol dire che sei importante per loro. Perché se loro pensano a insultare te, è perché a loro gli rode il culo. Hai capito quello che ti voglio dire? Quindi già sei un qualcuno, già. Anche se ti insultano, sei sempre un qualcuno. Ricordatelo. Allora, io certe cose l'ho imparate in carcere. Io mi sono fatto 5 anni di carcere, mi sono fatto. E tante cose le ho imparate. Io non so se tu sei stato mai in carcere, però lo sai come funziona là, no? Come no, boh. Che c'è gente comunque sia che ti insegna le cose. Hai capito, bro? Come no, fratello, Comunque, ho risposto a tutte le tue domande, mi ha fatto piacere comunque, va bene? va buon bacio, andrò a Buona dormire. serata. Ciao. Ciao.